È stato individuato e denunciato uno degli autori dei furti sacrileghi avvenuti in alcune chiese di Ariano Irpino a partire dal mese di dicembre. Si tratta di un minorenne, un 17enne. Gli inquirenti pensano che non sia stato solo ad agire e che abbia invece agito insieme ad un gruppo di persone che stanno appunto identificando. Abbandonata quasi completamente l'ipotesi della pista satanica che avrebbe appunto spinto questi giovani a compiere questi furti, si pensa invece ad un atto vandalico. È chiaro che dalla testimonianza di questo giovane fermato si potranno avere maggiori particolari. È stata recuperata quasi tutta la merce che era stata rubata nelle chiese. Erano 4 chiese prese di mira più un centro evangelico, ricordiamo, una chiesa dell'Orneta è stata la prima ad essere stata saccheggiata, per così dire. Poi fu la volta della chiesa, del santuario di Madonna di Fatima di località Cardito, e poi ancora presa di mira anche la chiesa di San Felice e il santuario di San Gerardo dello Stilo, e poi infine l'ultima chiesa saccheggiata, il centro evangelico di località Fiumarelle. Pare dunque che tutto il gruppo di vandali abbia le ore contate. Questa mattina c'è stata una conferenza stampa presso il commissariato di Ariano Irpino, alla quale ha partecipato anche il questore di Avellino De Jesu. L'attività informativa e investigativa ci ha permesso di orientare su una fascia di soggetti che potenzialmente potevano essere gli autori. In una di queste perquisizioni sono state fatte circa 12 perquisizioni. In una di queste perquisizioni abbiamo rinvenuto il materiale, manca qualcosa, voglio dire, dei vari furti nelle chiese. Una parte l'avevamo rinvenuta a Orneta, un'altra parte è stata rinvenuta in casa di questo studente, 17enne. Da solo. Lui si è messo sulla difensiva, noi riteniamo di essere in una buona fase di avanzamento delle indagini per individuare il sodalizio. Stiamo lavorando sul cellulare, stiamo lavorando sul computer del soggetto che abbiamo sequestrato, sui contatti, per cui sicuramente siamo in una fase avanzata dell'indagine che anche a breve ci potrà portare degli esiti positivi. Un invito agli altri componenti della banda di uscire allo scoperto. Adesso l'attività che noi riteniamo di un gruppo di giovani, alcuni studenti, qualche altro no, abbiamo deciso di orientare verso gli istituti, verso le chiese, la loro attività trasgressiva.